Buongiorno, buongiorno da STV, Globo TV Calabria 1, qui siamo negli studi di STV e come tutti i giorni appuntamento con Info Magazine. Oggi parliamo di sport. Parliamo di uno sport che è partito in silenzio negli anni, piano piano, grazie a una persona e poi è arrivato, diciamo, a una svolta importante per la città e per la regione Calabria. E delle volte molte persone, molti imprenditori anche, diciamo così, non considerano tale fatto che questa società si trova in una categoria ad alto livello, Serie A. Parliamo della Royal Team TNT di Nicola Mazzocca, che sulla mia Buongiorno, sinistra. E buongiorno. sulla mia destra abbiamo Fabrizio Maglio, nonché direttore sportivo della società, con un curriculum abbastanza pieno, specialmente della Vicola Lamezia e di altre società della Calabria. Allora, iniziamo da Nicola Mazzocca. Innanzitutto, quest'anno è il secondo o il terzo Secondo anno anno di Serie A, di Serie devo A. puntualizzare una cosa. Cioè, Fabrizio per noi è il general manager, quindi c'è una maggiore, è un ruolo più importante rispetto al direttore allora, mi sportivo. perdonerà Fabrizio, ma abbiamo una vecchia amicizia I che titoli insomma. non servono a nulla, se poi Esatto, nell'atto pratico non sei esatto. bravo a fare No, quello che perché devi poi con lui fare. è un discorso particolare, noi parliamo da amici, conosciamo della Certo. vita, la famiglia, i figli, insomma è un rapporto amicale più che rapporto tra Che vai giornalista indietro negli anni. e bravo, bravo. Parliamo un po' di questa Royal Team che in silenzio, piano piano, l'anno scorso ha ottenuto il risultato che doveva tenere rimanendo nella massima serie che è la Serie A. Per una società della Lamezia non è facile, perché dovete sapere che si gioca in grandi palazzetti del nord Italia e i costi sono eccessivi. La prima domanda che ti faccio diciamo, da profano in materia di calcio 5 e di sport, con l'economia locale, come si fa a mantenere una Serie A? Cioè, ci vuole coraggio. Sì, ci vuole coraggio, ci vuole sicuramente ambizione e ci vuole insomma insistenza, diciamo, nel portare avanti questa cosa. Chiaramente non ce la facciamo solo con l'economia locale. Devono intervenire sicuramente imprenditori del nord, grazie insomma a qualcuno dei nostri che conosce anche all'esterno, quindi riusciamo a tenere in piedi questa realtà, altrimenti ma perché è difficile nell'economia locale? Perché ci sono troppe realtà, sono tante realtà, di conseguenza quelle aziende importanti che ci sono, dove devono dividersi? E quindi giustamente un po' tutti patiamo questa situazione. Noi dobbiamo ringraziare, devi ringraziare un noto, diciamo, imprenditore lametino, anche gli altri che ti danno una mano, TNT di Gianni Torcasio, che ha preso a cuore la tua posizione della squadra, sta portando il nome della squadra a livello nazionale, ma anche la sua azienda, perché la sua azienda ha dei risultati importanti. La TNT è diventata un'azienda leader del settore anche grazie, oltre alla bravura di fare porte di qualità, ma anche la bravura di fare un buon marketing con una società di Serie A che è Calcio la 5. calcio 5 Sì, femminile. sicuramente è chiaro che il suo nome sta girando in Italia, noi giochiamo nei palazzetti importanti tipo Milano, Cagliari, in Veneto 2 volte quest'anno, a Roma, in Puglia, quindi comunque il suo nome gira. Tant'è vero che qualche presidente mi chiede e io poi lo metto in contatto con Gianni, ma non so come va a finire perché non seguo le vicende, però spero che la Royal porti insomma alla sua azienda un buon ritorno, ecco. Ne parleremo ancora della Royal, perché non è un incontro tanto per parlare della Royal, ma un incontro con due amici che stanno cercando di portare, e questo mi fa onore, il nome della città in alto. Lamezia, sappiamo tutti, ha vissuto momenti difficili, sia di cronaca che di sport, magari non voluta dai personaggi, insomma, da un certo periodo aveva fastidio, diciamo. E abbiamo visto il baratro della situazione. Da un po' di anni stiamo risalendo la china, diciamo. E questo, in questo caso domando a Fabrizio Maglia. Fabrizio, tu hai avuto dei problemi
con il calcio 11. Sei uno dei direttori sportivi più famosi del calcio dilettantistico, ma sei conosciuto anche a livello nazionale. Innanzitutto è passato un po' tutto, no? So che è passato dei momenti neri, che sono per una persona onesta sono drammi che arrivano in famiglia. Come hai passato quel momento e come stai vivendo questa nuova esperienza? No, ho passato quei momenti con la vicinanza dei familiari, delle persone che ti conoscono veramente per chi sei e non per quello che rappresenti. Perché quando sei sulla cresta dell'onda è facile avere tanti amici attorno, anche parenti, tra virgolette. Cavalcare l'onda è facile. Che possono trarne beneficio. E la vicinanza della famiglia è stata fondamentale, ma la caparbietà nel dimostrare l'innocenza ancora di più. Io a livello economico ho speso tantissimo, proprio perché non volevo fermarmi ad un'accusa per me infame che non mi apparteneva. Per fortuna mi hanno stralciato quasi subito, un anno e mezzo dal processo, gli altri quasi tutti li via da giudizio e mi hanno stralciato. E questo ancora purtroppo molti non lo sanno, perché è facile salire alla ribalta della cronaca con i titoloni quando succede qualcosa, ma molte volte, ahimè, la carta stampata e anche altre forme di informazione poi non danno il giusto risalto quando una persona esce completamente assolto da una situazione. Però la città ti ha voluto bene, diciamo, perché ti ha premiato, e ti ha premiato la tua famiglia, perché conosciamo la serietà di tua moglie, dei tuoi figli, i tuoi figli hanno seguito la tua carriera, gli piace il calcio, sono ben voluti nell'ambito sportivo, e tutti si sono lanciati in una nuova avventura che è stata la ristorazione, no? Hai aperto un bel locale, molto frequentato, e questo è stato anche un inventarsi di nuovo la vita, o un modo di riscatto. Sicuramente sì, dopo 20 e passa anni di direttore sportivo, sia a livello dilettantistico che professionistico, in piazze importanti come Cosenza, Lamezia, Francavilla Fontana, dove ho vinto un campionato, iniziare da zero non era facile, però era un atto dovuto perché, ripeto, per uscire fuori da una situazione che non mi apparteneva, a livello economico sono stati sudori, quindi dovevo ripartire, lo la mia famiglia. Ho avuto questa fortuna, chiamiamola così, di avere questo locale che, come dicevi tu, è molto frequentato, e questi sono attestati di stima importanti, nel senso che comunque la gente fosse capito che Fabrizio è una persona per bene. Lo è sempre stato, c'è la storia familiare che parla, però quella, purtroppo quella brutta vicissitudine, quella brutta parentesi aveva fatto sì che qualcuno poteva storcere il muso sulla mia persona. Quante persone cavalcavano quell'onda positiva e poi in un certo senso sono tirati tutti indietro? Hai valutato un po', hai fatto una classifica? Sì, sicuramente sì, ma la vita purtroppo va così, Giovanni. Quando io ho bisogno di te sono il primo a venirti ad accarezzare e a starti vicino. Quando poi tu, tra virgolette, in quel periodo non puoi darmi quello che io vorrei, è normale che mi allontano. Cioè, normale tanto non lo è, però per farti una confidenza, quando io ho fatto 7 anni continuati alla Lamezia, prendendo la Viola Lamezia Serie D e portandola nella C Unica Nazionale, dove abbiamo fatto un grandissimo campionato, non posso dimenticare la vittoria di Foggia, il pareggio di Salerno, il pareggio di Lecce 2-2 in 9 uomini, ma tante altre, vittoria a Messina 4-1, vittoria con la Regina 4-0, cioè questa è la storia del calcio della Viola Lamezia. E non posso dimenticare che parecchi sportivi, parecchi tifosi, e in quel periodo non avevano nemmeno i soldi per comprarsi il biglietto. Il sottoscritto, che aveva soltanto 2 accrediti come direttore generale, direttore sportivo della Viola Lamezia, che li davo giustamente a mia moglie e a mio padre, sì, gli andavo a comprare i biglietti in tasca mia. Queste sono state poi le prime persone che hanno puntato il dito contro di me, soffermandosi solo alla notizia principale, non andando a spulciare qual era effettivamente la mia accusa. Non accusa nulla, si presuppone l'ideazione del reato, il presupposto. Però sul presupposto molte volte rovinano, cioè, le persone. E le famiglie. E le famiglie che invece, ringraziando Dio, tu hai avuto una famiglia molto solida. È una persona molto cattolica. Però io credente, l'aiuto della fede ci ha anche aiutato in questo. Quel fatto me lo ricordo come fosse oggi, no? Mi ricordo ci fu l'arresto di Fabrizio Maglia, Sky, Canale 5, sembrava già tutto organizzato, l'operatore della RAI già si trovava all'interno dello stadio. La spettacolarizzazione anche di queste situazioni che hanno cambiato un po'. Scusa, sembra una cosa già organizzata. Sicuramente è organizzata. Hai capito? Allora è dato un po' fastidio
arrivare davanti a casa mia Skype, erano 5 Italia 1 e chi più ne ha più ne metta. Cioè, secondo me quando hanno arrestato Valdanzasca non c'era tutta questa cosa mediatica, non l'hanno fatta. Però in quel momento io ero un direttore sportivo emergente in Italia, mi accostavo a una grandi club di serie C, di serie B, e quindi tu sai che lo sport in Italia, il calcio è molto però il momento che stavi salendo di quota, insomma. Il calcio in Italia, lo sport, ma ancora di più il calcio in Italia è uno sport molto seguito, quindi la notizia, la spettacolarizzazione del mio arresto ha fatto sì che forse qualcuno sia stato promosso, non lo so. Fabrizio, noi stiamo parlando dopo tanti anni, infatti no, io ti ringrazio per aver dato non ci ho mai disturbato. No, io ti ringrazio per la, cioè io sono qui per la TIA Tiroide, ma ti ringrazio per avermi fatto aprire questo argomento, perché non l'ho mai fatto in una diretta televisiva, non l'ho mai fatto sui giornali, e quindi da questo punto ti ringrazio. Fabrizio Magli è stato stralciato dopo meno di un anno e mezzo da qualsivoglia accusa e da qualsivoglia sospetto, stralciato, non assolto, stralciato, vuol dire la mia posizione è stata tolta da tutto, non esiste più, da tutto l'incartamento che c'era, gli altri sono stati, ripeto, rinviati quasi tutti a giudizio, questi siano colpevoli o meno, questo a me non interessa, ma Fabrizio Magli con quelle porcherie non c'entrava e non c'entra nulla e mai c'entrerà nulla. Però tu, siccome lo sport ce l'hai nel sangue, sì, è una malattia che c'è nelle famiglie, i figli, le mogli, tutti, mi ricordo che i bambini li portavi piccolissimi allo stadio, tua moglie è tifosa, tuo papà, insomma tua mamma, una famiglia. Alla fine, dopo questo parentesi negativa, è arrivato il sereno, tu ti sei rimesso in gioco, ti sei fatto il locale, hai lavorato, la gente ti ha voluto bene, poi il calcio ti ha richiamato, sei ritornato a fare il direttore sportivo, hai fatto il direttore sportivo per degli anni, sì, corrente, con l'FC Lamezia, insomma, è stata una partenza, però lasciamo stare questo, però poi sei andato sul calcio 5, la domanda è questa, come mai passi dal calcio a 11 al calcio 5 femminile, pur essendo di Serie A, insomma, non da sottovalutare. Certo. Come ti hanno convinto? Allora, facciamo una premessa. Io, il presidente Mazzocca lo sa, il signor Torcasi lo sa, io già a fine giugno, i primi di luglio, avevo un contratto pronto a Torre Annunziata con il Savoia, con la squadra del principe Filiberto di Savoia. Però non ero convinto di quella scelta, nel senso che comunque, come ha detto tu, ho aperto un'attività che ringrazio di Dio funziona, e dovevo fare una scelta, perché sai, un conto è lavorare vicino, un conto è andare a lavorare in un'altra regione, 4 ore di macchina, di viaggio, l'attività un po' più dovevo. Ho optato per non andare, anche perché sai, i guadagni che si facevano prima nel calcio oggigiorno non sono più uguali, c'è un po' di crisi generica. Quindi non ne valeva la pena, secondo me, lasciare un'attività che sta lavorando in un certo modo. La TIT è nato un discorso vero, direi che con Nicolino Mazzocca siamo amici d'infanzia, ci conosciamo da più di 45 anni, quindi c'è stato sempre un tiro e molla, perché lui voleva che io andassi con lui. Poi tu l'hai sempre consigliato. Anche... Sicuramente sì, con gli amici si fa così, per gli amici veri. Cioè. E dovrebbero fare tutti così, non girarti le spalle alle prime difficoltà. Quando lui è stato in difficoltà, io sono stato sempre presente, quando io sono stato in difficoltà lui è stato sempre presente. Quindi questo è il presupposto principale. Poi l'entrata in campo di Gianni Torcasi, mio ex vicepresidente della Regione Lamezia, subentrando lui, parte un'altra pressione da parte sua, e a quel punto ho detto, papà, se volete costruire qualcosa di importante, io ci sono, ditemi voi. Questa è la mia entrata in campo, perché loro hanno fatto benissimo, Nicola in modo particolare, ha iniziato quasi per gioco questa avventura, ha portato nella massima serie nazionale questa squadra, le ambizioni sono molto più forti, non da subito, si deve costruire cose importanti, perché no, portare per la prima volta nella storia il tricolore della Lamezia. Dopo parleremo tecnicamente della squadra, cosa è fatta, il rinforzo, tutto quanto, diciamo, no, però adesso raccontiamo un po' la storia. Sì, bravo il presidente. Sì, infatti, diciamo, parliamo un po' di questa TIT. Nicola, ma dimmi, con tutta la sua sensibilità, io ti conosco, un ragazzo sincero, siamo amici di famiglia, diciamo c'è una certa parentela, no? Certo, comparaggio. Sì, perché mio papà era il compare, oltre si usava il comparaggio, ma non il comparaggio, perché insomma era un'amicizia di vicini di casa, esatto, no? E allora si chiamava il compare, no? Una volta si usava così. Allora, tu a un certo punto
col calcio a 5 avevi detto basta, perché insomma purtroppo le difficoltà economiche c'erano, i sacrifici tu non ce la facevi, eri un uomo da solo, sei stato da solo, ci hai sempre creduto, hai portato questa squadra da zero in Serie A, massima serie, con l'aiuto dei tuoi, con le tue attività, con la tua attività, però questo non bastava. Hai incontrato sulla via una luce che era Gianni Torcaccio. Allora, com'è nata la storia Tietti, Gianni Torcaccio, Nicola Mazzocca? Sono cose che non domande che non ti fanno di solito. Sì. Perché allora, io sto facendo un po' la storia. Praticamente io ho in società degli amici, uno di questi qui è in particolar modo amico con Gianni, e io in una riunione dissi che dobbiamo fare, cioè dobbiamo portare questa squadra ad un certo livello oppure dobbiamo rimanere così o addirittura dobbiamo sparire. E a lui si è accesa la luce di Gianni, ha detto parlo io con Gianni. Va bene, voglio dire, comunque le altre squadre da parché hanno ognuno un appoggio, tipo il calcio 5 maschile c'ha Ecosystem, la pallavolo maschile e femminile hanno Raffaele, la Royal Finlandia ha TNT. E quindi diciamo, è riuscito ad avvicinarlo, Gianni si è innamorato diciamo, di questo sport e con lui diciamo, siamo riusciti a portare la squadra in Serie A e quindi è nato così. Poi invece per quanto riguarda Fabrizio mi aggiungo un attimino una cosa, io ho parlato con Gianni ha detto vedi che o alziamo il livello oppure rimaniamo sempre così, serve qualcuno che possa dare una svolta verso l'alto e io avevo pensato a Fabrizio, anche perché in questo momento Fabrizio non è impegnato, fortunatamente per noi, magari. E lui mi ha detto va bene. Forse la moglie era più contenta che lo tenevi in casa. Assolutamente sì. E poi Gianni mi ha detto sì, Fabrizio va benissimo, lo chiamo io. E quindi poi insomma si è avvicinato Fabrizio e io mi sento più tranquillo, sono molto più. Diciamo che te levi di parecchi pensieri. Sono rilassato perché io so che lui sa fare pure tanto, quindi mi toglie tantissime castagne dal fuoco. Però la domanda che io voglio fare a Fabrizio è questa, tecnicamente, che differenza c'è? Ci sarà sicuramente la differenza tra calcio a 11, calcio a 5, poi femminile e maschile a 11, insomma le differenze di gioco sono tante. Il campionato è tutta un'altra cosa, cioè cosa ti ha invogliato, come funziona tecnicamente tutto il meccanismo della serie di calcio 5 femminile, massima serie. La differenza è abissale, è normale che c'è che fare sempre con lo stesso attrezzo, che quel pallone bellissimo che ti riempie di entusiasmo quando gonfia la rete della squadra avversaria, quindi diciamo che le emozioni sono simili o molto simili. E poi io quando ho smesso di giocare ho iniziato a fare tornei di calcetto, molti li ho anche vinti e diciamo che è uno sport che a me piace, però è normale che poi farlo da dirigente è tutt'altra cosa. Io infatti la mia entrata all'interno della TNT Royal Lamezia al momento è quello di responsabile generale, diciamo una sorta di direttore generale che deve comunque organizzare questa società per quella che è la categoria di pertinenza, nel senso sia in Serie A come squadra e dobbiamo diventare una società di Serie A, in che senso? L'organizzazione non l'ho lasciata al caso, non l'ho lasciata a se stessa, bisogna fare un'organizzazione capillare dove ogni meccanismo e ingranaggio funziona uno con l'altro in modo tale che questa realtà possa durare nel tempo e possa raggiungere quegli obiettivi che sia Torcaccio che Mazzocca sono prefissati da tempo o da poco, non lo so, io sono stato chiamato perché loro hanno questo sogno, chiamiamolo così, che speriamo di far diventare realtà, di portare per la prima volta il tricolore alla Lamezia Terme, nello sport che non c'è stato mai nessuno. Esatto. Quindi questa è una cosa bella e mi piacerebbe scrivere insieme a loro. Abbiamo avuto quest'anno una Coppa Italia di BC Soccer, se non erro. Grande risultato, grande obiettivo. Da lustro e onore alla nostra città, quindi portare un eventuale scudetto, speriamo, crociamo le dita, alla Lamezia, a me farebbe piacere scrivere insieme a loro questa storia, riscrivere una storia diversa, oltre a quella che ho scritto. Perché sono belle queste cose? Perché
Noi abbiamo passato come Lamezia un periodo nero su tutto. Oscurantissimo. Bravo, storico. Lamezia possiamo dire saranno le generazioni, i giovani noi, i nostri figli, saranno le mentalità. Non so se voi due avete notato che c'è un cambiamento totale proprio sulla mentalità dei giovani. Si sta tranquilli, non ci sono più i fatti di cronaca, se c'è qualcosa come succede in tutta la città, però è cambiato qualcosa. Certo. Nello sport, la domanda, sta cambiando qualcosa pure? Si sta evolvendo qualcosa? Allora io, il problema è uno soltanto secondo me, perché io questa città l'ho vissuta da direttore sportivo per tanti anni, sia Sponda Bianco Verde, ma anche due anni direttore generale Sponda Giallo Rossa San Biasio. Allora, nello stesso sport purtroppo in alcuni campi ci sono molte società, quindi questo vuol dire disperdere quelle che sono le energie economiche della città, che è normale che avendo tra altre cose tante società in varie discipline sportive, bene o male ci si conosce tutti, quindi molte volte lo sponsor, chiamiamolo così perché così si deve chiamare, è molto titubante, perché vuol dire lo faccio al calcio di Nicastro, dico io, e poi quelli di San Biase no. Cioè ancora esiste il campanilismo, no? Il campanilismo è giusto che ci sia in tutti gli sport, perché è così, è, quello, è l'anima e il peperoncino dell'attività stessa, quindi basta che sia un sano campanilismo, certo. Non uno sciocco campanilismo. Campanilismo è una bella cosa. Però proprio dico io, questa presenza è il sale dello sport, diciamo. Questa presenza forte di molte società sul territorio fa sì che la purtroppo proprio l'economia da investire nello sport stesso sia dispersiva, cioè non si concentra su 3, 4, 5 società ma su molte società, e questo fa sì che non c'è una realtà che possa emergere forte a livello nazionale. In questo momento, ringraziando Dio, c'è la Roia che ci rappresenta a livello nazionale, ed è importante che tutti si rendano conto che comunque il nome di Lamezia va, gira in città come Milano, come Verona, come Italia, Latina, Roma, e questo ci fa onore. Ci fa onore e deve far sì che l'appartenenza alla Metina, perché la squadra si chiama T&T Royal Lamezia, l'appartenenza alla Metina deve far sì che il palazzetto la domenica deve riempirsi il più possibile, perché comunque è una squadra che ci rappresenta a livello nazionale. Tu credi nell'amicizia? Guarda, una volta ci credevo molto di più, però ho capito che gli amici veri ci sono, non sono tanti ma ci sono. Ma ci sono, questa è per fortuna. Per fortuna. Passiamo a Nicola. Nicola, insomma, abbiamo qua il problema, diciamo un problema tra parentesi, io parlo col sindaco e mi dice che si stanno risolvendo i problemi delle palazzetti dello sport. Abbiamo tante squadre, pallavolo, pallacanestro, al chiuso la TNT, calcio 5, ma ho saputo, non so se è vero, un uccellino mi ha detto che voi siete la decima società ad allenarvi nei palazzetti, cioè il decimo turno, per dire. Allora, cioè, mi spieghi questa cosa, che cos'è? Eppure siete una società di serie A. Allora, è stato stilato un documento comunale dove c'è una graduatoria di scelta di orari. Ok, noi in questa graduatoria siamo al decimo posto. Io non capisco come sia fatta questa graduatoria in base a quale criterio. Quale criterio, ecco. Perché non si può prescindere da una categoria, ok? Cioè c'è una serie A, è come se, io faccio sempre il solito esempio, se la Lodigiani è più anziana di matricola rispetto a Roma e Lazio, ha la precedenza sull'Olimpico? Credo proprio di no. Ecco, c'è un'incongruenza pure. Allo stadio di Ippolito, la gestione è della Vitalomezza. Il San Biasio è la priorità. Categoria superiore. Perché? Categoria superiore. Dico, perché il palazzetto. Anzi, faccio i complimenti al San Biase per il risultato raggiunto nelle prime due partite, che è storico per il San Biase, e siamo tutti tifosi del San Biase in questo momento, non tralasciando la Vigor. Perché come dice la telecamera su di me, magari se mi arrivo non vi distraete perché sto parlando io e la regia, ecco così. E ogni tanto si bevono un bicchiere di vino, no? Allora li devo riprovare, non sto scherzando. E il San Biase, bisogna dire che ha fatto dei risultati con due squadre che puntano a vincere il campionato, certo. E hanno vinto due partite di seguito. Ecco, abbiamo la presentazione della tua squadra qua, abbiamo anche la foto della squadra.
Abbiamo anche quelle della presentazione dell'altra sera. Presidente della divisione calcio 5. Esatto. Questa è l'altra sera al Capizzaglie, sì. La presentazione che avete fatto ufficialmente. Però tornando a prima, sul San Biase, volevo dire che il San Biase, insomma, ha fatto, penso, una bella squadra. Questo me lo puoi dire più tu. Sì, io l'ho visto la prima partita. Com'è il San Biase quest'anno? È una squadra che ha mantenuto 12 calciatori della scorsa rosa, quindi hanno già un gruppo assestato. È una squadra che ha confermato anche l'allenatore, ha inserito calciatori idonei alla nuova categoria e si porta ancora indietro l'entusiasmo dell'anno scorso. Ora queste altre due bellissime vittorie, una contro Siracusa corazzata, ma anche Vibo non è di poco conto. Siracusa è una squadra che qui a Lamezia, quando ha giocato contro il San Biase, aveva in panchina gente del calibro di Convitto, Palermo, Sarao, Russotto, che giocherebbero titolari anche in alcune squadre in Serie C. Pertanto questa dice lunga su quella che è la forza del Siracusa e anche sulle cifre che hanno speso per fare la squadra, per vincere il campionato. Siracusa non si è nascondo. Dico scusa, se no qua non si sente bene. Ma sicuramente uscirà dopo. Uscirà dopo, però stavo dicendo, il San Biase con queste due vittorie ha continuato a dare entusiasmo, a un entusiasmo già che si portava dall'anno scorso. Quindi, sai, quando tu giochi con entusiasmo, vai in campo libero mentalmente, nessun risultato è precluso. Ma il bello che sto notando che c'è anche questo attaccamento al San Biase dalla parte dell'Avico Lamezia, vuole chiedere che il San Biase vada avanti. Io, parlando con dei dirigenti, degli sportivi dell'Avico, sono contento che il San Biase vada avanti. C'è più collaborazione, non sta succedendo questa cosa, non certamente tutti, perché lo sport è questo, certo. Ognuno ha la sua identità, però diciamo c'è un'affezione di più alle squadre del San Biase perché è in Serie D. Credo che la vicissitudine squadra unica eccetera eccetera abbia fatto sì che questo avvicinamento, chiamiamolo così, tra società sia stato possibile, cosa che negli anni passati proprio non ci si pensava proprio. Poi è normale che ognuno, vabbè, certo, tifoso della Virtus, il tifoso della Virtus, il San Biase rimane tifoso del San Biase, è giusto le due identità che da questo punto di vista siano separate. Però la riacquisizione del San Biase dei propri colori e della propria squadra, la stessa cosa della Virtus Lamezia, credo che abbiano fatto sì che in quel momento particolare dove le due realtà erano state cancellate ci si avvicinasse. Nicola, la TET Royal Team, abbiamo visto prima la foto con la dirigenza massima della massima serie divisione calcio 5 femminile, come sono i rapporti della tua società? Perché quando si entra il primo anno c'è una matricola, non sei conosciuto, adesso che hai 2 anni già di continuità nella massima serie, come sono cresciuti i rapporti? I rapporti con la divisione calcio 5 sono sempre stati ottimi, ora diciamo si sono rinforzati. Il presidente, che è stato eletto 20 giorni fa, è un caro amico, oltre ai consiglieri, io praticamente li conosco tutti bene, tra l'altro d'estate tante volte ci frequentiamo, facciamo qualche vacanza insieme. Tra l'altro il presidente della divisione, Stefano Castiglia, sarà qui nei primi giorni di ottobre perché insomma l'abbiamo invitato per parlare anche col sindaco, insomma sarà qualcosa sicuramente nella sala comunale, quindi poi vi inviterò. Qualcosa di istituzionale. Esatto. Quindi i rapporti sono ottimi, non buoni. Quindi questa è una cosa che per la mesa terra secondo me è abbastanza importante. Invece per quanto riguarda le istituzioni, sono vicine a voi oppure sono un po' distanti a livello contributivo, a livello di palazzetti, a livello di strutture? Come funziona? Giusto per chi non lo sa. A livello contributivo no, assente completamente. A livello di palazzetti, la Lega? No, non ci sono. Non sono previste. Noi viviamo solo di sponsor. E quindi per quanto riguarda il palazzetto, le strutture, ci troviamo bene perché comunque quest'anno c'è un po' più collaborazione con la gestione. Però ripeto, io punto sempre il dito su quella graduatoria, non è possibile mettere in decima posizione per la Serie A, non esiste proprio, cioè è da rivedere chi ha fatto questa cosa qui,
dico che criteri ha adottato, perché in nessun palazzetto. Voi quando vi allenate praticamente? No, vabbè, noi ci alleniamo ogni giorno dalle 4 alle 5 e mezzo, dalle 5 e mezza alle 6. Questo grazie alla collaborazione che c'è con le altre società che gestiscono, insomma, il credo di voi. Quindi, certo, c'è una collaborazione tra di noi, certo. Ed è giusto che ci sia, anche, voglio dire, qualora questo criterio di valutazione in futuro possa essere, tra virgolette, ribaltato, ma è normale che anche noi poi in quel momento, se così dovesse essere, ci metteremmo a disposizione di delle altre società, perché tra di noi quella collaborazione deve essere massima. Però quello che diceva il Presidente è proprio questo, c'è un criterio di valutazione assolutamente fuori dal mondo che va rivisto, di questo mi farò portavoce personalmente con il Sindaco, e con l'assessore dello sport e quant'altro, perché è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Fabrizio, come te, il tempo che ti occupa la TET, so che poi sei impegnato nelle tue attività, questo calcio 5 è più impegnativo o meno impegnativo del calcio 11? Ma è normale che il calcio 11 ha una gestione totalmente diversa, ha a che fare con più testa, ha a che fare con una pressione societaria e anche pubblica di tifosi diversa, quindi lì poi devi, però se tu sei abituato a fare il tuo lavoro per bene in qualunque posto vai, l'impegno deve essere quello, deve essere costante, deve essere forte, perché poi devi dare dei risultati, ma per primo devo darlo a me stesso, mi sto misurando in una nuova realtà, quindi ci tengo qualora un domani non sarò più quello, lasciare anche un 5% di quello che è la mia conoscenza e il mio vissuto nello sport, a far sì che questa società possa crescere ancora di più. Quindi per me è un impegno e una sfida personale. Tu segui fuori casa la TET? Alcune partite sicuramente sì. Insomma, ogni settimana è un impegno andare a Milano, a Verona. Quali sono? Innanzitutto è uscito il calendario, la prima trasferta le squadre che giocate quest'anno. La prima trasferta sarà a Pescara il 28. Ah, bella lunga. Quindi cominciamo così, poi giocheremo in casa con Matera il giorno 6 e poi andiamo a Falconara, quindi altre belle sono due trasferte terribili subito. Ma poi avete Verona, c'è Milano. Poi abbiamo Verona, abbiamo Milano, abbiamo Roma, abbiamo Foligno che cioè, per arrivarci ci vuole insomma una giornata. Spostamenti come li fate? In aereo sicuramente al nord e a Cagliari. Qui tipo Bitonto, Monfetta, Matera, questo ci gestiamo con il pullman. Ma la squadra parte sempre un giorno prima? Sì, le trasferte al nord sì. Quella diciamo tra Puglia e Basilicata magari può partire nella stessa giornata. Invece a livello di calciatrici, che squadra abbiamo fatto quest'anno? Allora, ecco, quello questo, che dice il Presidente, perché la mia entrata è stata successiva alla maggior parte degli acquisti, qualcun altro è stato inserito mentre c'ero pure io, qualcuna più brava deve ancora arriverà a giorni. Allora, la squadra è una squadra che deve buttare le basi per qualcosa di più importante, quindi un campionato tranquillo, togliendoci qualche soddisfazione, mantenendo la categoria e iniziando a creare il gruppo che poi eventualmente deve andare a competere per obiettivi più importanti. Lucio, insomma, posso dire una cosa? Diciamo che tu stai entrando in infarinatura, non sei preparato sul calcio a 5, è un'esperienza nuova. No, non lo sono perché, cioè, nel vabbè, senso che, è ovvio, è naturale. Nel senso che ancora non ho contezza delle calcettiste che potrebbero... No, no, quello ti sto dicendo, allora, è naturale, è normale. Questo, questo tu mi hai detto vai anche fuori, certo andrò alcune partite fuori proprio per vedere... Devi capire l'ingranaggio, ecco. Devo capire quali sono quelle più forti. Esatto, questo volevo dire. Perché noi vogliamo portare quelle più forti. E siccome Nicola la sa lunga, so che il tuo occhio è molto lungo e vede in prospettiva futura, ti abbia scelto anche per questo, oltre all'amicizia. Certo, assolutamente sì. O mi sbaglio? Vabbè, ma io, lui me l'ha detto, io quest'anno ho fatto fare, vabbè, poi durante il campionato vediamo e... diciamo. Annotiamo quelle che ci rubano l'occhio. E invece Gianni Torcaccio segue la squadra. Gianni in casa ci segue sempre. Quest'anno credo. Non mi ha promesso che qualcuno la qualcuna forse allora. L'ho messo io come condizione. No, perché so che è molto impegnato. Condizione se ne voglio e tocca io vengo, ma qualche trasferta vieni con me. Mi ha promesso di sì. Allora io dico, vi do una notizia in anteprima, forse anche per Fabrizio è nuova. Voi sapete che noi organizziamo ogni anno il Gala della Gratitudine, quest'anno è il 15° anno dell'istituto giornalizzato del Comune,
C'è una commissione all'interno dell'amministrazione con Paolo Mascaro, giornalisti, altre persone, e si fa una graduatoria, si mettono tanti nomi di chi ha dato qualcosa alla città. Quest'anno, finalmente, dopo tante critiche che ho avuto, è anche giusto, parliamoci chiaro, quest'anno la commissione ha deciso che la squadra sportiva premiata sarà la Real Team di Tieti, di Gianni e Nicola Mazzocca. Perciò è un premio che, grazie, la città ti vuole riconoscere alle società, a voi, con la speranza che fate buoni risultati fino a dicembre, no? Guarda, io, sarà il 29 dicembre al Teatro Grandinetti alle 21. A dicembre ci saremmo già qualificati per la Coppa Italia, perché i primi 8 posti danno diritto a partecipare alla Final Eight. E io volevo dire pure un'altra cosa: io spero tanto nei playoff scudetto quest'anno, anche se arrivare allo scudetto non è una cosa semplice, anzi è abbastanza difficile. Però già fare i playoff, secondo me, per noi è un risultato, cioè la mezza termine dei playoff scudetto non è una cosa troppo. Io mi auguro che porterai tutta la squadra la sera al teatro, non cadere da solo, Fabrizio ci sarà pure. Assolutamente sì. È il presidente Gianni Toccato. Ah, verremo a ritirare il primo. Non è che mi viene solo tu. No, no, no. Va bene. Io mettermi in forma, però, perché quando giocate la prima partita? La prima partita è il 28. Dove abbiamo detto a Pescara. In casa il 6 contro Matera. Al palazzetto del Palazzo. Alle ore 18. Fortunatamente quest'anno l'orario ci permette di dare un pochino di sfogo in più alle persone, che magari qualcuno che vorrà andare a vedere San Biasio o Vigor Lamezia è più tranquillo. Poi c'è un'ora di pausa, può venire al palazzetto a vedere la TT. Abbiamo andato al nuovo palazzetto, voi sapete qualcosa, anche se mi informo dal sindaco. Quindi cose, sei più di noi. Cosa vi hanno detto? Sembra che vorrebbero dare una gestione è difficile. Temporanea? Alla molti servizi. No, lo puoi dire, me l'ha detto il sindaco a me. Ho ascoltato voci di popolo. No, me l'ha detto il sindaco, non ti hai vista qua, perciò è vero quella la voce che hai sentito, insomma. Sì, no? Il palazzetto, so che sono arrivati nuovi fondi per ampliare, per finire il palazzetto, ci auguriamo che per l'anno nuovo sia aperto, insomma. No? Si parla di dicembre, speriamo. Sì, perché sennò diventerebbe una cattedrale nel deserto. Sì, un altro. Bene, abbiamo finito questo appuntamento. Grazie per l'invito. Oh, vi ho tenuto 45 minuti. Con piacere. Insomma, quando si sta bene. No, ma si sta bene. Poi con un amico, insomma, come Fabrizio, è un altro amico, due amici, si sta bene a dialogare e parlare di sport sano. Abbiamo parlato di sport sano, delle attività Royal Team di calcio 5 femminile, un fiore all'occhiello delle nostre città. Della regione. Bravo a Nicola, ringrazio Nicola per essere venuto. Grazie. Ringrazio a Fabrizio, grazie, che dopo tanto tempo ho avuto vicino a dialogare, ha avuto non il coraggio, ha avuto come al suo solito la tranquillità di affrontare, che mi appartiene. Bravo, la trasparenza, mi saluti chiaramente la tua famiglia, grazie. In bocca al lupo per il lavoro, perché poi lui è stato anche, diciamo, mi allargo un pochettino, un po' il manager dei miei figli nel calcio, no? Sì, è vero. Cioè, mio figlio doveva andare a Torino. A fare un programma a Torino, ma parliamo di tanti anni fa, adesso fa l'avvocato, fa l'allenatore. Forse è meglio. Bene, io vi ringrazio. Grazie a te. Infomagazine vi lascio, ci vediamo domani mattina col prossimo appuntamento. Parleremo domani mattina di un libro importante di femminicidio. Vi ricordo che questa trasmissione la potete seguire su STV canale 112 digitale terrestre 98, più i social Facebook STV e Globo TV Calabria 1 e sui canali YouTube. Signore e signori, ci vediamo alla prossima.